c'è una bimba che tra un mese inizia la prima elementare. Non è vero. Come non è vero? Chi è questa bimba? Chi è che inizia la prima elementare? Io. Ah. E che cosa non abbiamo ancora comprato, Anastasia? Lo zaino. E c'è anche un problema, che noi torniamo a casa il 30 settembre, perché quando finiamo questa vacanza in Sardegna andiamo in Sicilia per altri 5 giorni. E quando torneremo noi a casa... C'è tipo un hotel, mi ha detto sì. Vanessa, dove c'è una cameretta. Esatto. Ci sono le camerette. Esatto. Quando torneremo a casa sarà molto tardi e io ho paura che noi non troveremo più lo zaino per allora te. Andiamo a trovarla. Anche il grembiule, Anastasia, quindi adesso andiamo a Olbia e andiamo a vedere se in un centro commerciale di Olbia troviamo uno zaino. Hai idea di quale zaino vorresti? No. Hai un'idea? C'è qualche personaggio che ti piace in particolar modo? No. No. No, quando andiamo... Vabbè, vedremo quello che non c'è. Non so come si chiama, tipo sì. Hello Kitty? Hello Kitty. Hello Kitty, amore. Adesso quando però andiamo, vediamo cosa troviamo e scegliamo. Se c'è Essa e Anna, poi se c'è chi? Hello Kitty. Hello Kitty e poi se c'è Essa, se c'è Ninni e Popolino. Ninni. A me e me. Amore, sei ancora piccina tu. E tu di chi lo vuoi? Di Paperina? Come no. Te? No, tu io ce l'hai. Di Paperina, se c'è. Vabbè, è il grembiule nero per forza, amore. Con le maniche lunghe. Con le maniche lunghe. Che angoscia e tristezza. Poi con la mascherina. Ma io non lo porto più. Ancuni. Sì, te lo porti. No. Perché? Avevano detto che dall'1 cosa non portavo. Dall'1 giugno? Ok, ma forse. Fino alla fine di giugno, okay. Dell'anno scolastico. A settembre lo riporti, tesoro. Per quanto l'hai portato tu quest'anno il grembiule, guarda. Pensa ai miei amici i miei amici quanto moriremo di caldo. Eh sì, voilà. Poverini, mi dispiace tanto. Speriamo che tolgono almeno le mascherine, anche se sì. Ci credo poco. Almeno spero con i miei amici che c'è una TV. Ma adesso arriva detto che arrivano visto un video. Sì, c'è uno schermo, la LIM, la lavagna interattiva. Si muore di caldo. Va bene, adesso andiamo perché papà è in macchina che ci aspetta. Sì, già sono appiccicosa perché... E siamo qua al mare, figurati a scuola. Andiamo. Siamo arrivati a Olbia e adesso andiamo alla Conad a vedere se troviamo una cartella per Anastasia. Tu vuoi qualcosa? Sì. Cosa? Un astuccio. Ma quale astuccio che ne hai 15? A me non piace. Perché non ti piace? Le hai scelti tu gli astucci, mica io. Sei pronta a scegliere lo zainetto? Adesso siamo in un altro negozio. Sei contenta? Te ne frega niente? Andiamo, dai, andiamo a casa. Andiamo. Allora, dobbiamo cercare una macchinetta del caffè per i fuochi ad induzione, perché io non ce l'ho. E quando faccio il caffè mi sono ingegnata in un modo. Brava, cercatemi le macchinette del caffè. No, quella classica che si mette sul fuoco. Sai, proprio la macchinetta. Vediamo chi la trova per prima, poi guardiamo se quella per i fuochi ad induzione. Beh, io non la so. Ok, insieme. Va bene, adesso dobbiamo appurarci che sono per invece i fuochi a induzione. Mi ricordo che c'è un segno sotto la scatola che ti dice se è per l'induzione o no. Il problema è che non ricordo quale sia il segno. Induction. Ah, proviamo a vedere. Cosa stai facendo? Cosa hai preso? No, abbiamo già preso i pomodorini. Hai preso le banane? Le vuoi le pere? Le prendo? Le mangi? Sono davanti a te, guarda. Quella confezione lì. Ah, c'erano anche le banane anche qua. Vuoi queste o preferisci queste? Guarda che sono per te, Anastasia, non mi deludere. No, prendile, però prendi queste perché secondo me queste sono più dolci. Prendile, che ti fanno bene. Allora ragazzi, dovete scrivere nei commenti ad Anastasia che la frutta fa bene. Amio. Poi un giorno mi spiegate che cos'è questo amio e questo altro modo di parlare, che non l'ho ancora ben chiaro. Ciao, amore! Fatti 5! Dai, andiamo a cercare lo zaino, dai! Ma mi ha buttato di dentro! Vanessa, ma sei terribile! Ascoltatemi, bambine, ascoltatemi un attimo. Dovete tenere gli occhi aperti perché dobbiamo cercare questo zaino e il grembiule, perché io non vedo molto, speriamo di provarlo. Ani, prova a guardare qua a sinistra che c'è la cancelleria, ma non è... Oh, vedo degli zaini appesi.
mesi qua. Non mi sembra vero. Ok, guardiamo un po' cosa c'è. Ani, intanto ti chiedo, dove sei? Lo vuoi con le ruote o lo vuoi tutto qua? Quello che c'è? Sì. Non c'è più niente? Ma qua c'è, c'è quello per le schiacchini. Ani, io ti do un consiglio. Prendilo. Bello questo, però non ha, è uno zaino piccolino questo qua. Ci stanno i libri. Hai scelto questo, amore? Sì. È bellissimo. Ma sei sicura che ti piace? Vediamo. Non c'è molta scelta. Qui è bello, dai, c'è. È bello spazioso anche. Qui posso mettere la merenda. Esatto. La bottiglia. Ma intanto è grande. Aprilo, vediamo un po' le dimensioni. Non è tanto grande. Cioè, no, sì, è profondo, però non è molto largo. Però posso mettere la bottiglia. Ma ascoltami, ti piace come disegno che ha le stelline o no? Mi piace. Ti piace? Sicura? Sì. Ma allora possiamo comprare un altro. Un altro? Ma ne è staccata, si è riattivata. Lo so, perché poi lei l'anno dopo è andata al secondo piano e le ho tolto quello col trolley. Per adesso prendiamo questo, poi vediamo. No, però se ti piace ti piace, se non ti piace dimmelo subito, piuttosto lo cerchiamo da un'altra parte. No, ti piace, bello? Ma non c'è l'astuccio. E lì ci sono molte cose, guarda. Gli astucci? Sì. A me piace come colore, eh? È bellino. Ci sono gli astucci? Mamma, dei libri! No, no, ma quelli adesso non li possiamo acquistare, quelli sono qua dentro. Ne possiamo prendere uno per casa per giocare, che non li abbiamo. A noi in teoria serve l'astuccio, però qua astucci io non ne vedo, Vanessa, vieni, cosa hai visto? No, però non c'è la mamma. Bella, c'è un'altra incinta. Va bene, abbiamo già una incinta, quante ne dobbiamo avere? Bimbe, spesa finita, zaino comprato e adesso andiamo a mangiare perché sto morendo di fame. Chi abbiamo incontrato oggi in questo supermercato? Si chiama Zoe. La salutiamo, Zoe. Ciao Zoe. E anche il suo fratellino piccolissimo. Ciao. Di soli 8 giorni, che è bellissimo. E dopo andiamo a giocare. Dove si chiama? Il fratellino è... Dove andiamo a giocare? A Budoni, dove siamo andati ieri. Si sgranocchia in macchina? Tanta fame? Ma perché? Che ore sono? È tardi? Adesso andiamo a mangiare qualcosina. Sono, sette, sono già le 7? Ah, caspita, avete ragione allora. Anch'io ho fame. A few moments later. Ehi là, cosa fai? Riposi? Ti sei stancata oggi al supermercato? Abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato lo zaino di Vane. Adesso vi siete cambiate, bravissime, perché dobbiamo uscire e andare a fare un giro in centro e mangiare. Io volevo far vedere lo zaino di Anastasia. Dov'è Anastasia? È di là? Di là. Andiamo a cercare Anastasia così ci fa vedere il suo zainetto nuovo. Cosa fai? Niente, ti stai rilassando. Anche tu ti sei cambiata? Togliamo questo. Ma è carico. Ecco, allora ascolta, oggi abbiamo comprato lo zainetto nuovo. Me lo fai vedere? Me lo fai vedere? Ti aspetto fuori che qua fa caldo. Sì. Che bello, ma è tanto grosso, amore. Ma è un trolley, lo puoi portare come se fosse una valigia, vero? Sì, fai vedere come funziona. Fa dentro, fa vedere come. Non so cosa dentro, perché è un po' pesante. Dentro. Non lo so, fa vedere. È un po' pesante. Dentro. Ma no. C'è qualcosa? No. No, dai. Tira su, brava. Mi fai una passeggiata, fammi vedere se sei comoda a portarlo, dai. Tiralo un pochino più su se vuoi, ma anche metà, come preferisci. Così? Vediamo un po'. Sei comoda? Fai due passi, scendi un gradino. Vediamo, magari a scuola c'è un gradino, ma non credo. Me lo auguro più che altro, perché se ci sono i gradini devi cambiare zaino. Allora, vuoi fare due passi? Scusi lei, dove sta andando? Sta partendo per le vacanze? Sì. Ah, e dove va di bello? Al mare? Sì. Oh, mi raccomando, si diverta tanto, Facciamo vedere dentro quanto è spazioso? Sì. Allora, vediamo un po' com'è strutturato questo zaino. C'è una cerniera qui. Case. Si apre, mettiamo dentro tutti i libri. Mi sembra che dentro cerniere non ce ne siano, però abbiamo una bella cerniera qui. E anche dietro. E anche dietro, sì. Che però... aspetta, non riesco.
Anche qua una bella cerniera. Oplala. E poi decidiamo cosa mettere, ok? Qua davanti la merenda, insieme o insieme ai libri o davanti nella cerniera. Poi sicuramente porterai qualche gadget, poi vi scriverete le letterine tu e le tue amiche, come fa Vanessa, che ha la cartella piena di letterine, vero? Sì. Sei contenta di questa nuova avventura? Sì, comunque mamma, qui sembra che c'è un laccio, vero? C'è una cerniera, però serve per ricoprire la struttura. Guarda! C'è un'altra. È un po' lunga, però. Ma questa qua serve per coprire questa struttura qui, capito? Non puoi farci niente, all'interno c'è la struttura del trolley. Ok, non abbiamo trovato l'astuccio. No, non l'abbiamo ancora. Ma io vi volevo dire, ok, adesso fermo, adesso vi volevo dire che ieri, quando la mamma è andata a vedere di non so dove, stavo guardando se c'era l'astuccio. Sì? Non c'era, però io avevo visto un altro negozio dove c'erano tanti libri. È vero, una libreria. Una libreria. Ma lo troviamo un astuccio. Magari stasera quando andiamo a fare un centro a San Teodoro, magari in qualche negozio troviamo un astuccio. Chi lo sa? O se altrimenti l'astuccio lo troviamo anche quando torniamo a casa, dai. In edicola. Sai nella cartoleria dove andiamo di solito a ordinare sia i libri che a prendere le penne? Vuoi che lei non abbia un astuccio? Figurati. E boh, tesoro mio, sei contenta quindi? Questo zaino è bellissimo, non mi ricordo più come si prende. Devi schiacciare in alto e abbassare, piano. Io facevo con i pollici così, no? Devi solo schiacciare e abbassare, molto semplice, sei tu che ti complichi la vita. Ani, guarda, brava. Ah, così facevo. È semplicissimo. Facevo così, basta. Ragazzi, facciamo vi fare vedere una cosa qui in giardino. Dai. Guardate, ci sono tre asragi e qui puoi mettere la musica. Sì. Guarda, puoi chiudere. Infatti no, io oggi avevo aperto. Guardate, mi piace. Hai visto? Quella lì è una cassa che si attacca, si collega con il. Cioè, qui c'è scritto magari a si collega col telefono via Bluetooth e puoi ascoltare tutta la musica che vuoi. E qui puoi mettere sotto carica. No, qua sopra, amore. Se tu metti il telefono qua sopra, lui si autoricarica. Ok? E questo cos'è invece? Una macchinetta. No, cioè non è una macchinetta. Puoi mettere le cose. Questo è un frigo. Guarda, gira e solleva. Guarda, gira, solleva. E voilà, guardate che meraviglia, questo è un frigorifero pieno di ghiaccio con tutte le... no, aspetta, così, così. Non mi piace? Ok, con tutte le cose. Con le bevande fresche, il ghiaccio, questo qui è bellissimo. Non c'è la cannuccia. Non c'è la cannuccia, vabbè, fa niente, poi l'andiamo a prendere. Va bene amore, dai, abbiamo fatto vedere le nostre cosine nuove di casa. Si poteva mettere anche l'ombrello. E comunque qui puoi appoggiare le cose. È vero, si possono appoggiare i bicchieri, certo. Ragazzi, gli asdraghi nuovi sono questi due. Hai visto, adesso ne abbiamo uno, due e tre. Ani, corriamo, via via che c'è un hop grandissimo. Ho paura. Allora, entriamo così facciamo i saluti finali. Una cosa. Ci hanno regalato questi palloncini al centro commerciale, che belli, vero? Bellissimi. E ragazzi, queste le cose sono mie, questo e questo, sono tutti accesi. Il tuo mondo, questo è il tuo mondo. Va bene amore, il video è finito, speriamo che il tuo zaino sia piaciuto anche ai nostri iscritti. Ragazzi, se vi piace il mio zaino scrivetelo nei commenti. Allora ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate pollicione in su. E ragazzi, sapete che noi l'altra volta, se vi ricordate, a Novara avevamo un cuscino col pollicione, vi ricordate? Sì, è vero, è vero. Non sappiamo più dove è. È sparito. Esatto, cosa piccolissima, sappiamo che dove è, perché è piccolissima. Va bene amore, dai che dobbiamo uscire. Un bacio a tutti.